Vediamo appunto come andrà a finire questa giocata. E questo è Signorini Roberto che va al tiro lungo la sponda, colpisce bene e realizza due punti a terra e chiama 6. Vediamo un po' gli avversari se riusciranno a 6 chiama. Scusate, la rinascita, e questo è Diego Paleari. A due punti a terra la formazione dell'Avis di Montecatini, che chiamano 4. Vedete Marco Luraghi sta parlando col suo compagno sul da farsi. Diego Paleari. Tira le bocce il bersaglio, ma non colpisce e quindi la partita si fa molto più emozionante. Siamo sul 6 pari. Ancora ricordo a chi non era collegato poc'anzi che queste partite vanno agli 8 punti. Andrea Bagnoli, quest'anno è stato il portabandiera, direi il capitano, l'uomo simbolo per l'Avis Montecatini che ha lottato a lungo con l'Alto Verbano per un posto in Serie A, conquistato proprio nell'ultima giornata dalla formazione toscana. Ecco Roberto Signorini, altra buonissima mano, puntista attentissimo e sempre concentrato. Buona, buona, buona. Ottima boccia giocata da Signorini. Vediamo adesso Luraghi. Al tiro, ai 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 per Luraghi, un foro. Vi ricordo 6 pari il punteggio. Anche Marco Luraghi, sicuramente un punto di forza della rinascita di Budrione. I giocatori che giocano il campionato di Serie A. Ottima questa bocciata. Riesce a colpire, caricare il pallino e fare il punto. Ora aspetta nuovamente a Roberto Signorini. Ad un accosto ancora più difficile a fondo campo, boccia sui 50-60 centimetri. Sembra molto buona, al limite siamo, e forse tocca. Dicevamo che eravamo al limite, la boccia era ben giocata come direzione, ma aveva qualche 10 centimetri forse, nemmeno, di corsa superiore. Vediamo Bagnoli. Anche questa ben tirata ed è ottima
in tutti i sensi, prende il punto. E Diego Paleari che dovrà chiudere il più possibile, in quanto le formazioni chiamano sei pari. Paleari chiede di andare a vedere il gioco. Questo è signorini Roberto. L'arbitro sta consultando l'orologio, ma in questi casi non è che si sta a vedere ai 20-30 secondi. Andrea Bagnoli, una vita nelle bocce, bolognese, per tanti anni ha giocato nella Lavinese. Ecco Diego Paleari, ottima questo primo piano. Tenta l'alzatina lungo l'asse sinistra, ma prende solo il pallino, ma non crediamo sia stato quello il bersaglio. In effetti viene ripristinato il gioco, pallino a posto e possibilità per Paleari, ancora a un'altra boccia, possibilità, dicevo, per, nell'eventualità sbagliasse anche questa, possibilità per Bagnoli di poter vincere l'incontro. Dovrebbe provarci ancora, perché lo vediamo nella stessa posizione di prima. Se dovesse prendere quell'angolo della boccia potrebbe realizzare due punti. Questa volta sembra giocata molto meglio, ma non riesce a passare. Però direi che il punto, meno male, l'ha conquistato. Era molto difficile colpire da quella parte e poi farla andare via, in quanto in quella posizione c'era il semipunto. Ora è Bagnoli che va a visionare il gioco con calma, con tranquillità. Signorini, è Bagnoli. Vedete, gesticolano anche le eventuali possibilità di come potrebbe svolgersi il gioco, ma sicuramente Bagnoli andrà al tiro. Non sappiamo se è forte, di solito poi Bagnoli anche in queste circostanze tira sotto mano. Vediamo un po' se questa volta tirerà meno veloce. Vediamo un po', e sempre con la sponda, lungo la sponda sinistra, no, questa volta tira sopra mano, in effetti, cerca la calata sulla boccia e realizza il punto comunque. Non è molto soddisfatto il suo compagno, se ne avesse preso meno probabilmente avrebbe potuto fare anche partita, ma direi che bisognerebbe anche accontentarsi di aver preso il punto in questa circostanza. Quindi la formazione dell'Avis di Montecatini si porta a 7 contro i 6 della formazione della Rinascita di Budrione. Eccoli qua, tutti e quattro inquadrati, ma è Roberto Signorini che imposta il gioco. Io non posso fare a meno di salutare Edo del FIB Perugia, lo vedo in chat e quindi
è da molto tempo che non ci sentiamo e essendo in chat ed in visione anche il nostro gruppo saluta FIB Perugia nella persona di Edo. Vediamo pallino per Marco Luraghi. Colpisce, non danno anche le sponde, comunque l'intento era quello di colpirlo, lui lo ha colpito, l'ho portato a fondo campo, ora aspetta il gioco agli avversari. Ecco Roberto Signorini, sempre molto attento. Vediamo se anche la precisione sarà altrettanto valida. Ci sembra proprio di sì. Giocata oste. Scusate, ma mi è scappato proprio e la boccia era giocata benissimo, ma probabilmente in quel punto la scorrevolezza è tale che per lo sfortunato Roberto Signorini è rimasto male anche lui. Vediamo un po' la giocata di Andrea Bagnoli, se riuscirà a rimediare in qualche modo. Tira la boccia sua, non gli va tanto bene, entrambe le bocce vanno lateralmente, in pratica quasi 3,5 metri l'una dall'altra. Il punto è preso comunque, ma non ha fatto gioco. Conduce Montecatini per 7-6 e ora è Diego Paleari. È una posizione particolare il fondo campo, sembrano che siano ferme le bocce, poi invece non sono ferme, si fermano nell'asse di fondo. Anche questa era ben tirata, ma fino a un certo punto le bocce hanno una velocità e poi oltre i 4 metri tendono ad aumentare, quindi bisogna essere molto bravi anche nel dosare quel poco di forza in meno. Magari poi se non riesci ad arrivare nei 4 metri rischi di fare anche un brutto punto o addirittura di non prenderlo. Vedete, questa è molto, rispetto a quella di prima, molto corta, ma adesso vedremo il responso dell'arbitro se ci dirà se il punto è preso o meno. Prima Luraghi, ultima boccia per lui, chiama 7 e dietro di lui vedete Andrea Bagnoli, chiama 6, prova il tiro, andiamo un po'. Luraghi colpisce la boccia del punto, ma era difficile che potesse uscire da quella posizione, le sponde laterali non danno, la sponda di fondo non dà. E quindi anche la velocità, la forza impressa alla boccia Marco Luraghi non è che gli abbia dato una grande forza, e quindi la boccia del punto rimane e Bagnoli, se vediamo un po' cosa dicono gli arbitri, cosa dice l'arbitro, ma mi sembra che lascino il campo e quindi partita per Bagnoli e Signorini Roberto, si conclude questo incontro per 8-6, noi ci fermiamo per qualche minuto.